Gianni Colacione, al 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo in compagnia di Franco Levi, neodirigente radicale, se così possiamo dire, perché fa parte del comitato di radicali italiani. Gli chiediamo appunto su questo congresso le sue impressioni, ovviamente. Sono contento perché hanno capito. Viva l'Inter! L'Inter è l'internazionale, è complementare del transnazionale. E abbiamo visto arrivare da tanti paesi nuovi amici, magari curiosi, sono venuti soltanto per dire due parole e si sono entusiasmati, si sono iscritti e adesso potremo andare presto a Seoul e a New York dal Bangkok. Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, impropriamente dette ONU, per capovolgere l'ONU. Siccome il pesce puzza dalla testa e finora tutti gli ambasciatori, gli esponenti dei vari paesi alle Nazioni Unite, tanto nell'Assemblea dei Generali quanto nel Coniglio di Insicurezza, erano tutti ambasciatori di nomina regia, quindi degni esponenti giannizzeri dei vari regimi, dei vari faraoni, dei vari duci, dei vari boss, dei vari dittatori. Allora io invito tutti a andare su Google, cercare Demo Rivolta Giudaica, è un libro che è già reperibile su Google, il mio libro La Feltrinelli. L'autore sono io, però io ne ho rubata gran parte a diversi autori, da Isaac Asimov a Dino Buzzati. È dimostrato pure che Shakespeare è il bugiardo, non il bardo, in quanto tutti i misfatti che Shakespeare racconta, per esempio nel Mercante di Venezia, accaddero veramente, però a Roma, e a ruoli capovolti. E l'altro che vuole la libra di carne di Shylock e per vincere la scommessa brucia città, incendia navi, distrugge tante vite umane. Quindi bisogna rileggerlo, in quanto questo è ispirato a una ricerca storiografica del rabbino Elio Toaf, pure riportata in questo libro. Ma in questo libro, Demo Rivolta Giudaica, dove trovate anche il mio telefono, indirizzo, comunque mi potete mandare una mail, francolevi tutto attaccato @tiscali.it, sono indicate tutte le coordinate per mandare ogni mese una cena, 12 cene all'anno, a Era Ora Onlus Pro Arsenu Rivoluzione. Noi con queste cene, saltando una cena al mese e versando il corrispettivo in granassa a Era Ora, potremo andare dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon a dirgli: noi adesso chiediamo che invece dell'Assemblea dei Generali ci sia il mondo Senato, fatto di persone metà elette, metà sorteggiate. Ogni 6 milioni di persone e o frazione, compresi i neonati e i trisavoli, un mondo senatore eletto, fiancheggiato da un mondo senatore sorteggiato fra i cittadini nel modo più casuale possibile. In questo modo. Vieni più vicino a me, che sennò siamo fuori da. No, spostati proprio. Ah. Vai, ok, così. Ho ancora la spalla sinistra lussata per un incidente domestico. Sono scivolato mentre passavo il moccio bagnato sul pavimento. Ora stavo dicendo, noi in questo modo intanto risolviamo in gran parte almeno la questione femminile, perché almeno metà di quella metà di mondo senatori sorteggiati saranno mondo senatrici. Quindi noi per 7 miliardi di persone avremo circa 2.700 mondo senatori, 1.350 eletti, 1.350 sorteggiati. La democrazia semi elettiva, semi estrattiva. Chi non la fa, antisemita è.
e la maggioranza dei mondo senatori e delle mondo senatrici eleggerà il mondo governo con i vari dicasteri. Questo intanto renderà poco più che rappresentative tante altre istanze, perché se il Parlamento europeo e i senati e le camere dei vari stati continueranno a esistere, avranno però un ruolo simile a quello che hanno avuto finora i consigli provinciali che l'Italia in parte sta sfoltendo. Però l'importante è sancire questo principio, siccome non è tanto la cifra dell'emolumento, della pensione, del vitalizio dei politicanti che ci fa perdere ogni treno possibile con la modernità, è la corruzione. Quando continuano a fare autostrade, strade, inceneritori, TAV, e tutto è superato, la Levi, io mi chiamo Levi, io sono un sostenitore della levitazione magnetica, che non soltanto consente nelle città di fare molto meglio delle metropolitane costosissime, ma a livello magari di superficie o passando sopra i tetti delle case, di risparmiare tantissimi danni e tantissimi costi, ma la levitazione magnetica permette di congiungere Vladivostok con Lisbona senza bucare montagne, senza bucare terreni, territori. E in Valsusa continuano a dire no TAV, noi siamo radicali, non facciamo proteste con cretine, facciamo proposte con cretone, dunque invece di dire no TAV noi diciamo sì levitazione magnetica, e così continuano, perché non sono affiancati da parlamentari sorteggiati dal popolo, i vermovalorizzatori, gli inceneritori. Quando esistono gli antivermovalorizzatori, il refluo petrolio, gli impianti rossi per il refluo petrolio permettono di trasformare anche le ecoballe di 30 anni fa in idrocarburi senza inquinare. Basterebbero le ecoballe di Campania per dare all'Italia tutti gli idrocarburi necessari per 3 anni almeno. Se poi ci aggiungiamo le ecoballe del Lazio, della Val d'Aosta, del Triveneto, della Sicilia e della Sardegna, l'Italia avrà gli idrocarburi necessari per i prossimi 60 anni, quando gli idrocarburi poi serviranno molto molto a poco, in quanto esiste e la fusione fredda che dà tanta energia pulita senza inquinare e permette anche di eliminare le vecchie scorte di scorie paleo troglu atomiche nucleari. Ma abbiamo per esempio gli aquiloni sequoia, Kite Gen, se voi vedete in questo libro Demo Rivolta Giudaica, tutti siamo invitati a comprare qualche quota della cooperativa www.reteenergie.it, reteenergie una sola E, e in questo modo potremo andare a caldeggiare tutte queste alternative, perché se le guerre sono state fatte per il petrolio, per l'acqua, e anche l'acqua si può finalmente in questo modo con la nuova serie di nanotubi, si possono avere anche tascabili sistemi che purificano l'acqua e danno l'acqua dall'acqua di mare, dall'acqua delle pozzanghere, delle naviglie, dei navigli e delle fonti fino a ieri ritenute inutilizzabili. Oggi i nanotubi per esempio consentono di avere fibre che ieri anche col più robusto acciaio erano inimmaginabili. Franco, se no non possiamo più mettere l'intervista su YouTube. Quindi appuntamento a tutti quanti al libro. Al libro Demo Rivolta Giudaica, la trovate su Google,
lì ci sono le indicazioni, lo ordinate, lo leggete, poi mandate a me, francolevi@tiscali.it, le vostre considerazioni e le mettiamo nella prossima edizione. Del resto abbiamo già in questa messe le risposte di alcuni lettori. Grazie ancora a Franco Levi, buon congresso. Ciao. Ciao.